Buongiorno a tutti, un altro video spesa. In realtà oggi ho già girato quel video abbastanza sconclusionato che penso abbiate visto sicuramente prima di questo. Vi ricordate che stamattina per me oggi è sempre quel venerdì, vi parlavo del tempo, del freddo, del caldo. Adesso sono le 4:23, io sono appena tornata dal supermercato e fuori si è riavvicinata l'estate così prepotentemente, ma non essendo estate ed essendo quasi Halloween, io ho approfittato per comprare una zucca gigante. È pesantissima, fatemela mettere qui perché. Ok, ho comprato la nostra futura Jack-o'-lantern, quindi lei, dato che grazie al cielo le zucche sono durate parecchio, quelle che ho preso i primi di settembre, quindi ci sono un mese, dai, diciamo un mese. Qualcuna sta iniziando, a parte quelle che si sono mangiate gli scoiattoli che abbiamo appurato essere delle pumpkin pie, delle pumpkin pie, sì. E quindi, no, delle pumpkin pie, delle. Si chiamano pumpkin pie anche quelle? O pie pumpkin? Comunque, sono delle zucche proprio per fare le torte di zucca, no? Erano commestibili, te credo che se le sono magnate. Vabbè, comunque, le altre infatti no, quelle si vede che sono ornamentali, non le hanno mangiate, perfetto, quindi durerà. Oggi è 7, deve arrivare al 31, ovviamente non la intaglierò adesso, ma la lascerò così, al massimo la disegniamo con i pennarelli come abbiamo fatto con le altre, anche con quelle finte, le facciamo una faccia spaventosa e aspettiamo di intagliarla. Penso il 29, massimo il 29, il 29 o il 30 di ottobre. E a proposito di Halloween, ho comprato i dolcetti per la notte di Halloween. Non so se basteranno, probabilmente no. Vedo che qui vanno molto le buste e io sono d'accordo, con i pezzettini, con le mini size, insomma, dei cioccolatini, delle caramelle. Sono belli abbondanti. Allora, ho preso dei lollipop, dei lecca lecca. Chiaramente i bambini stanno già mangiando. Poi, ciò che rimarrà chiuso, una busta di Skittles. Queste sono delle piccole bustine. Al loro interno ci sono queste piccole bustine con le Skittles, non sono tipo M&M's, ma sono delle semplici caramelline alla frutta. Poi, ho preso questi tre. Queste tre tipologie, queste sono. Boh, vorrei tanto saperlo. Quanti sono? Perché nelle buste, in alcune buste c'è scritto e in altre no? Non lo so. Sono una quantità X di questi crunch, Butterfinger and Baby Ruth. Non lo so, non li conosco. Il crunch forse l'ho visto, non so. Comunque, roba di cioccolato. Ho preso anche questi 125 pezzi di Snickers Twix, Milky Way Midnight, che forse è al cioccolato fondente, non lo so. Minis, non so cosa siano. Questi Three Musketeers, i tre moschettieri, che altrettanto non so cosa siano, io suppongo che sia tutta roba di cioccolato. Suppongo. Per Halloween dovrei aver chiuso qui la questione per il momento. Andiamo alla spesa vera e propria. Allora, snack per la scuola, per Tommaso principalmente. Ho preso questa scatola da 20 sacchetti con i mini Oreo, i mini Ritz. Ah, ho preso questo. Ho preso questo, ero indecisa tra due, vabbè. I mini Ritz con il ripieno di cheddar. Biscottini si chiamano Chips Ahoy. Mini biscottini con le gocce di cioccolato. E questi Nutter Butter, che credo siano dei biscottini con del burro d'arachidi in mezzo. E quindi questi. Dimmi, amore. Hai ancora fame? Veramente hai appena mangiato. Ah, aspetta che vi ho preso questi. Aspetta che te ne do uno. Ho preso questi, i Go-Go. Sono degli yogurt, di quelli che non si tengono in frigo, però. Tipo quelli del Plasmon.
io ora ve lo do. Uno per Tommaso e uno per te. Allora, uno per te. Hanno questa simpatica apertura ad elica. Eccola. Quando le mani sono fatte per guardare, vero? E uno per Tommaso. Ah, questo è facile, dai, questo è riuscito ad aprirlo. Guarda, prego, e tieni. Una cosa divertente, sono un elicottero. E quindi sono questi Go-Go Squeeze Yogurt. E questi sono. E sono 10, mi pare. Poi, spese pazze oggi, ve lo dico. Un colino. Un colino, questo si chiama Strainer. Devo impararlo perché non mi viene mai in mente questa parola, è una parola che non mi entra in testa, non ce l'ho, non ho nessun tipo di colino, mi serviva anche per lo zucchero a velo, ma io lo uso anche come, come scolapasta, insomma, c'era lo scolapasta, ne ho anche, ce l'ho anche piccolino, però questo io almeno a Roma lo uso tanto, e qui non ce l'ho, non ho neanche portato quello piccolino, e quindi l'ho comprato perché mi serve. Poi ho preso questo dill relish che serve per fare l'insalata di patate, la potato salad. E fondamentalmente sono una salsa fatta di pezzetti di cetriolini, c'è anche la versione dolce, mi è stato consigliato di prendere la versione non dolce, meno male che me l'hanno detto perché non ci avrei fatto caso forse. Poi ho preso degli sprinkles, delle codette di cioccolato che però sono molto più grosse rispetto alle nostre, ma volevo fare una prova per fare dei dolcettini per Halloween. Poi ho preso due confezioni, l'altra non so dove sia, di questi yakisoba stir fry noodle. Hanno una loro salsina qui, sono da cucinare con quello che ti va, che sia il tofu, era nella parte vegana, quindi che sia il pollo con le verdure o solo verdure, gamberi, pollo, verdure, quello che volete. Li ho voluti provare freschi, anziché prendere quelli secchi, sono freschi, si vede qua, e pasta fresca, sono noodles, erano due pacchi, cioè sono, spero. Poi mi sono lanciata e sono molto contenta che vendano le confezioni piccoline piccoline del pumpkin pie spice. Ci devo provare. Io non sono pazza, anzi per niente, delle spezie come cannella, zenzero, noce moscata e un allspice generico, della cannella in particolar modo. Ti vedi là in fondo? Però non posso vivere qui e non provare a fare una pumpkin spice, quindi lo dovrò fare. Un'altra cosa che ho comprato per la cucina è questo stampo da plum cake, qua si chiama loaf, quindi questa loaf pan. È più leggermente più larga e più corta del nostro stampo da plum cake normale. Devo provare una ricetta che mi ha dato la mia amica Annalisa siciliana, e poi ho preso un preparato per fare il loaf lemon cake, che mi piace. Io compro già fatto, affettato, quindi suppongo che comunque sia fatto con un preparato e che a me piace moltissimo. Ho comprato una melanzana e vi devo dire che è la prima melanzana che io compro negli Stati Uniti, non so perché. Comunque la griglieremo. Poi, hai ancora fame? Anche io. Aspettate, aspettate, fatemi finire il video, d'accordo? No. Sì, sì. Pane. Pane, questa è la versione pane, vabbè, pane, non mangiamo non pane. Zucchero. Non è zucchero, è infarinato sopra. Uova. Ma io non... Tu dici che è con lo zucchero. Poi, roba da pagare il mutuo, ho comprato del prosciutto di Parma. Io in Italia non avrei mai comprato del prosciutto crudo pretagliato, mai. Ho solo questo. Prosciutto di Parma... Che vi devo dire? $7,99 per 85 grammi. Mamma, a sto giro mi mangio anche il grasso. Fame. Lo so che hai ancora fame, non è neanche fame, quindi possiamo aspettare. Olive, dovevo trovare delle olive verdi per fare la focaccia barese, cioè mio marito farà la focaccia barese. Ho trovato solo delle olive gigantesche, erano tutte, tutte, tutte condite e imbottite, tutte. Ho preso le olive nere. Vari, perdono, ma riso jasmine. Questo è un prego.
Amore, allora, siccome so bene che non stai morendo di fame, ma è solo golosità la tua, cuore mio, aspetta che finisca il video e poi accrocchiamo qualcosa da mangiare. È sempre per parlare di cose costose, ma io domani proverò il mio... proverò a fare qui per la prima volta il mio impasto famoso dalla pizza. $8. No, 9, 8,99 di mozzarella tagliata a fette. E questa è la migliore che si trovi. Lo so, scusate, sentirete, ho fame fino alla fine del video. Altro pane, questo è whole wheat. Poi, per il mio progetto dello scotch tipo di carta, dello scotch blu da pittura, ne parleremo. Spaghetti, buonissimi. Erano, oh no, erano dei croissant, erano. Adesso sono delle ciabatte, ma noi li mangiamo lo stesso, sono un po' grandi tra l'altro. Sono delle ciabatte, adesso ci mangeremo delle ciabatte. Ho fatto un'altra cosa abbastanza orrida, cioè ho preso... Ma è semi vuoto, ma non mi dire che è aperto. Ma arriverà qua, è semi vuoto, c'è un sacco di spazio. Ho preso del brodo pronto. Perché mi serve per alcune ricette da fare con la crockpot. A proposito, ho iniziato a usarla. Mi piace. Ho trovato una cosa molto 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 strana e me lo sono accaparrato. Un filone di pane che sembra del pane davvero. È morbido, eh. Però, cioè, un minimo di crosta esiste. Ti do qualcosa adesso. Esiste, sono 10,58 dollari di pane. 10,58, non $58. Me lo aspetterei. Lo surgelerò, ovviamente. Anche perché questo pane chiaramente va male molto prima. Guarda, guarda, adesso ti do questi e te li dividi con tuo fratello, d'accordo? Tieni, vai, assaggiateveli insieme, tieni, portali di là, bravissima. Poi, yogurt, non l'avevo ancora provato, quindi ho preso questa bella mazzata qui di yogurt Oikos, yogurt greco alla vaniglia. Poi in offerta a $1 questi pacchetti di pomodori campari, sono messicani, 1, 2 e 3, una libra ciascuno, quindi quasi mezzo chilo ciascuno. Poi fiocchi di cocco, scaglie di cocco, non mi chiedete perché. Non mi chiedete perché, in questo periodo ho in testa dei dolci, ce li ho sempre in testa dei dolci, inizia ottobre, finisce a dicembre, dolci ne faccio poi, forse due volte, dettagli. Maionese Hellmann's, insalata, romaine, questa non è una spesa settimanale, questa è una spesa così, sono andata per comprare un paio di cose precise che mi servivano, tutto il resto mi si è attaccato alle mani e sì, però stavo per dire una cosa, ecco, ho avuto modo, essendoci andata da sola e senza limiti di orari, i bimbi erano a casa col papà perché oggi sono usciti tutti prima, mi sono goduta, infatti ho fatto anche delle storie su Instagram, se non mi segui su Instagram seguimi, ho fatto tante storie su tanti prodotti che vedevo. And, a proposito di quello stampo, ho preso questo stampo per fare proprio questo, questa pound cake, questo loaf cake, insomma, questa specie di plum cake che poi vedremo insieme, non so, vi farò sapere. E c'è anche una roba per glassarlo. È un sapore che a me piace molto. Non servono presentazioni, ma Tommaso, ve li state dividendo? Sì. Lo so, non servono presentazioni, ma vi devo dire che dopo 3 mesi e mezzo, 4 mesi, quanto è che sto qua? 4 mesi, tra qualche giorno, vi devo dire che la Nutella, sì, è buona, ma no, non ha lo stesso sapore. Pensavo fosse all'inizio una questione estiva, no? No.
ha un sapore leggermente diverso. È, secondo me, più dolce. Si sente di più lo zucchero, vi direte ancora di più. Sì. Sale fino e coarse, che io prendo sempre. Ho ricomprato questa stir fry sauce che è buonissima, buonissima. Mild cheddar, mild, cioè esistono mild, medium and sharp, quindi tre gusti diversi. Questo è quello più delicato. Un altro, un'altra confezioncina di noodles, appunto. Cacao, buonasera, cioccolato sempre per un eventuale dolce, perché ho preso il cocco, non mi chiedete niente, non lo so. Latte di cocco non dolce, sempre per questa combo qui. Lo farò con il pollo perché gamberi non ne ho, cioè li abbiamo già mangiati. And abbiamo finito. Sì, allora, voi sapete che io sono una fan sfegatata di Federica Frezza, Prismatic 310, e che è iniziata la sequenza di Halloween, di cui io, ve lo sapete, ve ne parlo tutti gli anni. Se non sapete chi sia, cercate su YouTube Prismatic 310. Lei fa sempre ricette, per lo più quando fa le ricette replica ricette americane e compra quindi prodotti da siti americani, eccetera eccetera. Io chiaramente posso metterci le mani più facilmente, e quindi la famosa marca Betty Crocker, no, è Crocker, non è Crockett, Betty Crocker, Crocker. Ho preso per provarli, dato che coi bimbi faremo sicuramente dei cupcakes. Volevo provare questo frosting, ho preso, che poi è da colorare, ma l'ho preso bianco proprio perché mi devono arrivare i coloranti domani, e quindi lo coloreremo noi. E ho preso la versione cream cheese e la versione buttercream, quindi ho preso due frosting diversi per assaggiarli. La potrei fare io, ma certo. Però sono proprio curiosa, perché poi ovviamente ma non vi dico la varietà, la quantità, i colori, quanti e quanti preparati ci sono. Lo dovrò provare. Penso di aver... È una macchina che fa il segno dell'incidente, il suono dell'incidente. Penso di aver finito. Penso proprio di sì. Lei ha ancora fame, ovviamente. Adesso ci prepariamo le patate per fare una bella potato salad, e quindi ci serve il relish, la mostarda, la maionese, le patate. Basta. Forse c'è qualcos'altro, devo chiedere la ricetta. Vabbè, la cerco online, ma penso che vada bene anche così. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.